Buonasera amici e amiche, questa sera siamo qui al Circolo Rarinantes Napoli, dove fra pochi minuti avrà luogo la presentazione della squadra. Voi sapete che il core business appunto del Circolo Rarinantes è lo sport, sono i giovani, e fra poco noi vi riempiremo di giovani. Seguite il servizio. In compagnia del presidente Buosi del Circolo Rarinantes Napoli, un circolo che ha una storia straordinaria, stasera un evento straordinario, presentiamo finalmente la squadra. Una squadra di giovani, anche quest'anno nella Serie C, la Serie Cadetta, grazie sempre al Posillipo che ci dà l'energia e i giocatori giusti per andare questo avanti. Questo binomio è importantissimo. Importantissimo, per... storico nel, certo, nella storia della Rari. Sette è bello, una storia lunghissima. Tanti scudetti, tanta voglia di ripartire dalla Serie Cadetta per l'anno prossimo. Speriamo bene. Stasera veramente un evento particolare, stasera presentiamo finalmente la squadra. Sì, sì, come al solito ogni anno è un evento per il circolo molto importante, è l'occasione per i soci per stringersi attorno a questi ragazzi che giocano a pallanuoto, perché insomma ricordiamo che la Rarinantes Napoli nello statuto, proprio nei primi articoli, lo sport è la principale, il core business di questo circolo, per cui non dimentichiamolo mai, non dimentichiamo mai la storia che questo circolo ha dato allo sport napoletano e allo sport italiano. 5 scudetti, il 7 bello si chiama così per la Rarinantes Napoli, decine di titoli italiani nei tuffi, decine di titoli italiani nel nuoto, insomma tanta roba, e la speranza è quella di ritornare a questi livelli. E in compagnia di Carlo Nalisci. Carlo, sei un'istituzione un pochino in questo circolo, ma sei anche un pochino un pezzo di storia di quello che è l'attività sportiva di questo circolo. Sì, in effetti io ho nuotato da piccolo con questo circolo, non ho avuto grossi successi come gli altri, però me ne vanto ancora di questa storia e ho il circolo nel cuore, perché per me essere associato a questo sodalizio è il massimo che possa avere dalla vita come personaggio sportivo. Poi ho avuto modo di conoscere tante bellissime persone e quando si respira aria di sport io sono sempre contento e pronto agli interventi. Ringrazio tutte le autorità che ci hanno concesso questa situazione, in più la possibilità di avere questa nuova squadra. Ringraziamo il Posillipo. Stasera la presentazione è importantissima. Riusciamo sempre ad avere questa squadra anche grazie al Circolo Posillipo, al presidente Campagnola e al Pino Porzio, che ci danno questi ragazzi che quest'anno trovo bravissimi, li ho visti in acqua e sono veramente dei campioncini. Esatto. E speriamo che sia l'anno buono, incrociamo le dita, è una promozione nella serie maggiore e come dice il nostro vescovo, arcivescovo Crescenzio, Camarone ci accompagna. Eccoci qua in compagnia di Pino Porzio, direttore tecnico del Posillipo. Però Pino, stasera veramente è un evento importante perché la presentazione della squadra, squadra cadetta, che però c'ha degli obiettivi importantissimi da perseguire. Sì, innanzitutto faccio un in bocca al lupo alla Rarinantes Napoli, che mi sta nel cuore a prescindere dal rapporto che abbiamo instaurato con il Posillipo, quindi faccio un grosso in bocca al lupo alla società, a Elios Marsili che è l'allenatore, e chiaramente brindo in maniera positiva a questa sinergia che si è creata con il Posillipo, che da un po' di anni comunque, che chiaramente ci consente di essere veramente molto vicini, siamo cugini e abbiamo tutti questi giovani che danno man forte alla Rarinantes, ma è una cosa molto positiva anche per noi in vista del futuro, perché i ragazzi hanno l'opportunità di giocare in Serie C, di fare esperienza, di confrontarsi. Stanno per arrivare, mi pare si siano anche addirittura allenati prima dell'evento. Sì, sono in piscina, stanno arrivando da fuori grotta, hanno finito adesso l'allenamento, quindi siamo qui per celebrare questo sodalizio, ma soprattutto per fare l'in bocca al lupo a loro, che sono i grandi protagonisti. Liliana, io ho un nome bellissimo, un cognome altrettanto bello, però un marchio molto molto importante, Otofarma, che praticamente soluzioni per l'udito, se la memoria non mi inganna, molto attinente anche alle attività appunto sportive. Assolutamente, perché lo sport è inclusivo, quindi noi partiamo come messaggio proprio sportivo per portare il messaggio della prevenzione uditiva, perché è importante a qualsiasi età, a qualsiasi fascia di età. Perfetto.
è importante in qualsiasi fascia di età, però è importantissima anche per gli uomini di mare, per gli uomini di sport, in modo particolare per chi è in vasca quasi quotidianamente. Assolutamente sì. Autofarma tra l'altro è un marchio nazionale conosciuto in tutta Italia. Siamo costruttori di protesi acustiche su misura, ma teniamo particolarmente alla prevenzione. Invitiamo ovviamente sempre anche gli sportivi, soprattutto quelli che praticano sport in acqua, a effettuare sempre una prevenzione uditiva. Noi sappiamo che presto lei parteciperà a una trasmissione televisiva appunto per lanciare questo marchio in un ambito molto più ampio. Non svegliamo niente, ma ci vedremo sicuramente presto. Allora, nessun segreto, però a prestissimo ragazzi, noi continuiamo e voi continuate a seguirci. Tante Marsili, Leonardo Relinstrom, Raffone Andrea, Domenico Cuomo, Italo Postiglione, Buon Ritorno Vittorio, Scarpati Riccardo Maria, Raffaele Cuomo. Allora ragazzi, questa non è la terza C del liceo Mercalli, questa è la straordinaria squadra della Rari Nantes, sono i nostri campioni, questi fra poco vanno in vasca da tantissimo tempo, anche se sono ragazzini, ma questi sono bravi forti ragazzi. Quali sono gli obiettivi che vi siete dati? La promozione, si spera. L'importante è scendere in acqua sempre con una mentalità vincente per ottenere sempre vittoria. È importante ragionare partita per partita. Sei bravissimo. Cercare sempre di ogni partita di avere un obiettivo e quindi vincere sempre ogni partita. Divertirsi. Bravo, ti voglio bene. Tu? Salire. Ovviamente divertirsi e dare il massimo in ogni partita. Tu? Dare il massimo e uscire dall'acqua senza mai rimorsi. Dare il massimo e divertirsi sempre. Allora ragazzi, voi che ci seguite da casa, fra poco andate in onda nel TG e ci vedrete. Io faccio un pochino il senso, però vi devo dire una cosa: questi ragazzi esprimono a parte tanta voglia di giocare, ma anche tanta voglia di divertirsi, perché non dimenticatelo mai, lo sport è anche un gioco. Ci seguiamo, voi continuate a seguirci e chiudiamo qua questo meraviglioso servizio che è durato veramente un pochino tanto. Ci vediamo alla prossima, lì.